Seba? Eccoci con Massimo Cirri, mi fa un po' effetto vederti in faccia, sono abituato ad ascoltarti a Caterpillar tutti i giorni e appena uscito Librerie per Feltrinelli, Il tempo senza lavoro sul caso Eutelia. Buongiorno a voi, vedere quelli che fanno la radio è sempre una delusione perché tutti ti dicono sempre ti facevo più, poi dicono delle parole penose di falsa pietà perché ti facevano sempre più giovane, più alto, più intelligente, più magro, eccetera, eccetera. Ma è la delusione di noi radiofonici. Ma anche sugli scrittori direi che l'idea è sempre la stessa. Quando vedono chi c'è dietro la pagina, poi sono sempre Meglio non delusi. conoscerli. Questo tuo nuovo libro sul mondo del lavoro e sul tempo, soprattutto senza, del mondo del non lavoro, il tempo senza lavoro. Come mai sei arrivato a raccontare questa storia dopo invece quelle di salute mentale? Credo che tra le due cose ci sia una stretta connessione. È un po' legato, il libro racconta un percorso collettivo che è stato fatto in prima persona da un gruppo di lavoratori e lavoratrici di Agile ex Eutelia, una grande azienda di comunicazioni sparsa in tutta Italia. Noi ne raccontiamo un pezzo milanese che sono stati l'eredità dell'illusione dell'Italia nel campo delle telecomunicazioni, gli eredi di Olivetti, quando Olivetti faceva negli anni 50 i primi calcolatori mai fatti al mondo, diventano poi con tanti cambiamenti, diventano preda di una serie di manager poco bravi e accusati di essere molto delinquenti. È solo un'accusa, fatto sta che sono tutti sotto processo ad Arezzo e loro si trovano a ritrovarsi senza lavoro dopo una stagione di lotte, di occupazione, di grande frenesia, di grande ribellione. E quindi si trovano molto di loro ad avere a un certo punto un'esperienza umana terrificante, che è quella di essere senza lavoro, che vuol dire con molto tempo vuoto, il tempo senza lavoro, e con molta identità in meno, con molta sofferenza, con dei pensieri brutti, cosa ci sto a fare io nella vita se la vita non è questo. E allora la CGIL, perché è un lavoro fatto per la CGIL, li aiuta, ma la maggior parte del lavoro lo fanno questi lavoratori, li aiuta a far diventare queste assemblee in cui si parla di queste questioni qualcos'altro pur rimanendo assemblee. Quindi diventano forse all'inizio un gruppo di autoaiuto, poi rimanendo assemblea, rimanendo gruppo di autoaiuto, diventano un laboratorio di scrittura. La scuola Holden ci aiuta a scrivere qualcosa, io che partecipo propongo e dico bisogna fare un manuale per tutti quelli che rimarranno senza lavoro, perché questa è una condizione diffusissima. Un manuale che racconti come si vive senza il lavoro, ma da dove le persone non fanno quello che dico io, i lavoratori e le lavoratrici dicono no, dobbiamo scrivere dei racconti. Quindi sono stati scritti dei racconti e poi la Feltrinelli li ha pubblicati. Quindi è un'opera veramente collettiva che racconta cosa succede, uno, quando si è senza lavoro e due, quando di questa condizione si fa un discorso collettivo, comune, non soltanto di sofferenza individuale. Adesso bevo. Bene, mentre bevi noi ci giochiamo Sì. a carte la Senti, domanda. Va tu per Sebastiano. tanto tempo hai diviso le tue giornate tra la mattina in cui ascoltavi al centro di salute mentale e i pomeriggi in cui invece eri ascoltato alla radio. Quali sono le qualità per saper ascoltare? Bah, non lo so, credo mettersi nei panni degli altri, pensare che siamo tutti fatti della stessa materia, fra me che sono il più banale dei normali e lui che mi sembra essere il più folle dei pazzi, a pensarci bene ci sono sempre fili comuni, quindi si ascolta sulla base dei fili comuni, insomma. La radio e in particolare Caterpillar sembra una trasmissione dotata di eterna giovinezza, comunque lo strumento radiofonico è uno di quelli che continua a funzionare e voi lo fate funzionare in un modo particolarmente vincente. Come si lavora tutti i giorni in questo modo per arrivare così vicino agli altri? Si lavora uno pensando che già ti va bene perché lavori e non hai tempo senza lavoro, due pensando che è sempre un'impresa collettiva, tre cercando di stare un po' attenti al linguaggio che usi e a essere, anche se sei una cosa distante, a essere un'entità presente. La radio ha il vantaggio di poter
essere, a differenza della televisione, molto vicino alla vita delle persone. E questo è la cosa da tenere presente. E quindi parlare un linguaggio che sia un linguaggio della vita vera. E poi niente dura per sempre, ma il mutuo l'ho pagato. Massimo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ricordiamo in libreria Il Tempo senza lavoro pubblicato da Feltrinelli e alle 18, come sempre, su Radio 2 Caterpillar. Io ringrazio voi e che le onde dell'etere siano nei nostri cuori. Per sempre. Ciao. Ciao, andiamo in pace. Ciao, ciao.